Ettore Longo è stato molto severo, però altrettanto chiaro e lucido nell'esposizione. Insomma, diceva, invitava addirittura il presidente Lombardi a fare un passo indietro, a portare addirittura i libri in tribunale. Però in questo momento io dico c'è un campionato che è ancora in corso, c'è un mercato che con tutte le difficoltà la Salernitana sta provando a fare, anche se a dispetto di quelle che erano state le strombazzate iniziali è arrivato davvero poco. Qual è la tua opinione, direttore? Beh, intanto che il senatore Longo parli chiaramente non mi pare una novità, lui è abituato a farlo anche quando era sul ponte di comando, quindi Carmine è sempre una persona molto seria, molto chiara, molto forte, che dice quello che pensa, quindi non è una novità. Detto questo, vi pare che Longo indichi una strada che al momento, come dire, non appare possibile, ma potrebbe diventare probabile se le cose in qualche modo dovessero precipitare, perché credo che Carmine si riferisca un po' all'operazione fatta dal Pescara lo scorso anno, Pescara, che Verona. Anche poi, esatto, che Lanciano, se non ricordo male, direttore. sono riusciti a salvare categorie, Tommaso, l'unico caprecavoli, modo per insomma. salvare il titolo, sia S di B o di C. Certo, la tua indicazione è molto chiara. Il problema è che in questo momento il Presidente Lombardi continua a tacere. Oddio, non è che sarebbe un male, perché per quello che dice, l'ultima è proprio questa della campagna acquisti, come ricordava anche Eugenio, aveva strombazzato acquisti a destra e a manca, siamo ridotti a giocare col Super Santos probabilmente. Quindi, non lo so, io posso dirti di certo che c'è stato qualche contatto un mese fa, ma pare che proprio la questione di una buona uscita economica, come si sussurra, richiesta da Lombardi, in qualche modo avrebbe fatto arenare una delle possibili Tommaso, se mi trattative. consenti, la strada di qualche mese fa, secondo me, non è percorribile. Prima perché era socio al 30% della società, secondo perché è stato autore dell'avvenuto di alcuni personaggi. Sì, ma io mi riferivo semplicemente Come fatto di alla popolarità, come immagine, l'immagine di Murlo è negativa. Io non so se era Murolo, per la verità, mi stai Sì, dando una si parla notizia. di Murlo. Quindi mi stai dando una notizia tu in Sì. questo Vabbè, ma istante. insomma la vicenda Murolo poi con il fatto che insomma, i due ex amici fraterni sono arrivati in tribunale, credo che si sia definitivamente arenata, No, insomma. lui pare che Murlo abbia fatto un'offerta e c'è stato addirittura Un un mancato rilancio. accordo sulla transazione. Però dico che, Vedo che è informatissimo il senatore Longo. però Come dico, sempre. però dico che il signor Murlo farebbe bene ad interessarsi del casino. Cioè Salerno non ha bisogno di Murlo. Beh, però Salerno, a quanto dice il direttore Longo, ha bisogno di Ha qualcuno. bisogno di un imprenditore serio. Tanti no, amici da casa, tanti tifosi ti hanno chiesto, ma c'è questo amico mio, imprenditore ma io serio? non lo so, mica faccio la No, ricerca però, di un insomma, a Io tuo avviso. dovessi scegliere, se fosse, sceglierei Amato, perché è stato 3 giorni la Salernitana, ha rimesso 3 miliardi, 800 milioni e andò via. Questi sono i peccati che ha da scontare la tifoseria di Salerno. Cioè far andare via il cavaliere del lavoro, Peppino Amato, è stato un suicidio. Vabbè, non credo che sia scrivibile alla tifoseria. Direttore, La tifoseria ha contestato in quel periodo. le E tant'è contestazioni vero che fanno parte no, del mondo del non calcio. vanno parte, i tifosi devono stare al I posto tifosi devono fare il tifo, loro. siamo d'accordo. Esatto. Direttore, Dimmi, Eugenio. non so, ti vuoi inserire in questo... No, a me piace, tu sai, ascoltare Carmine, che Lo come al so, lo so. solito sa tante notizie e ci dà tante notizie. La questione del cavaliere Amato, ma sicuramente era, Carmine ricorda bene l'episodio, Sì. sicuramente però era ovviamente anche un'altra epoca in cui c'era una tifoseria molto più, come dire, agitata. Al giorno d'oggi per fortuna abbiamo una tifoseria che sa stare al posto proprio e Per quindi fortuna. probabilmente ci sono anche le condizioni che allora non c'erano. Non so se il cavaliere Amato però sia No, interessato. io non so se è interessato. Io dico, se non c'è un'azienda tipo quella della pasta Amato, non lo so, può darsi che ce ne siano altre. Io non vivo, non faccio parte dell'associazione industriale. E allora dico, il calcio è monocratico, uno è poco e due sono troppi, caro Tommaso. Lo so bene.
Però io, consentitemi, dico una cosa, penso, che sia, di San penso che sia riduttivo e penso che si debba, consentitemi, penso che sia riduttivo identificare soltanto nella figura del cavaliere amato l'unica alternativa in questo, fermo restando che in questo momento Lombardi non è... Non mi sono spiegato, io non ho detto il riduttivo o voglio magnificare, ho detto per me se non c'è un ritorno d'immagine non si può fare il calcio. Perché a fondo sperso, dice l'amico mio editore, non si possono dare più soldi, si possono fare le offerte, ma non dilapidare milioni di euro per fare il calcio. Tommaso D'Angelo, a proposito di fare calcio, a proposito di mercato, perché proviamo a parlare anche di attualità, due punti che ti chiedo di analizzare rapidamente e brevemente, perché non voglio abusare della tua pazienza. Il primo, il caso Pestrin, perché insomma il giocatore è finito, sembra essere finito in una sorta di scambio con Bottone del Torino, e oggi, ironia della sorte, nella Salernitana che continua a giocare a nascondino, che si nasconde dai suoi tifosi, che domani parte per il mini ritiro senza aver mai fatto un allenamento a porte aperte, non gioca nell'amichevole, e poi insomma in chiave mercato c'è qualcosa che si può fare o è soltanto una lenta agonia a tuo avviso? Ma purtroppo il discorso è questo, la Salernitana doveva muoversi per tentare questa risalita migliorando la qualità della squadra, sopperendo in alcuni ruoli dove non c'è assolutamente niente e aumentando la qualità in alcuni ruoli dove insomma si è visto non basta per tentare quella che rappresenterebbe una vera impresa, perché fare 36-37 punti nel solo girone di ritorno significa fare un'autentica impresa, insomma. Carmine, penso che su questo salvo penalizzazione ovviamente salvo penalizzazione, questo è fuori discussione. Mi pare che però la Salernitana continui a muoversi, credo per necessità, sempre su livelli certamente non di prima scelta, su calciatori che o non giocano da tempo, come lo stesso Santos, che pare, insomma, anzi senza pare, non ha mai giocato un minuto fin qui, fin dal suo arrivo a Bologna. A Bologna, nel suo campionato italiano, e quindi anche lui rappresenta una autentica sorpresa. Quindi non mi pare che le scelte fin qui operate da Nicola Salerno, il quale continua a scherzare sulla vicenda di Ronaldo, continua a dire tutti tranne Ronaldo posso portare a Salerno, però a parte queste sue battute, per la verità non mi pare che i giocatori che stia proponendo possano far fare alla Salernitana quel salto di qualità che la squadra ha necessità per tentare, Tommaso, di fare un'impresa. Insomma. Scusami Tommaso, prego. se i calciatori potessero avere delle solidità, non delle aspettative, potessero concretamente sapere, puntare su qualcosa di concreto, penso che migliorerebbe pure la classifica. Qui si vaga nell'incertezza. Sì, Carmine, ma la situazione tu sai allora, bene che incominciamo, incominciamo a dire quante mensilità. Dinanzi allo spettro di una penalizzazione o di un fallimento, quanti soldi perderebbero questi poveri figli? Vabbè, però il discorso della mancanza dei momenti manca, non significa che pregiudica la prestazione in campo, direttore. Homo sine pecunia, estimago mortis, amico mio. Sì, vabbè, insomma, poi faremo la traduzione dal latino. Senza soldi, è l'immagine della morte. Questa è la penuria di ogni cosa, qui c'è penuria di ogni cosa. Ti porta alla fine a non credere più a niente, perdi l'identità. Non hai più forza, non hai più morale, non hai più grinta, non hai niente. Se hai dei giovani togli l'entusiasmo, dove vai? Ma io appunto l'entusiasmo è una cosa, credo che il discorso economico poi sia diverso. Lì c'è la classifica. Per poter fare lo spareggio devi arrivare a 23 punti. In questo devi momento, recuperare 11 punti per fare uno spareggio. Per salvarti devi arrivare a 25. Sì. Sono 13 punti. Ma è un'impresa. No, io, è un'impresa che avrebbe richiesto che questa, una squadra, tra l'altro una società compatta. Allora, uno alla volta, per cortesia. Il Mantova aveva un presidente, tale Loro, che ha profuso grandi soldi. Come si è fermato il flusso del denaro? Sono 2 anni che annaspa. È cambiata anche un po' la squadra, però. Perché ovviamente, ci mancherebbe altro. Cambia perché mancano i soldi. Cambia perché mancano i soldi, perché io non voglio credere, mi rifiuto di credere, che un giocatore che è in ritardo economicamente si tira la gamba. Altrimenti andiamo a casa. Eugenio, succede questo quando tu non hai dove
acchiapparti, cioè ti risucchia le sabbie mobili, ti risucchia e tu non sai come fare. Quindi non è che loro lo fanno di proposito, altrimenti sarebbero dei lazzaroni. Questo è fuori discussione. Direttore... Io volevo solo dire una cosa, giusto per onestà di cronaca però. Allora, quanto mi è dato sapere, il presidente Lombardi ha pagato gli stipendi, diciamo, fino al mese di dicembre, chiedendo la rateizzazione, ottenendola per l'Empals, quindi io credo che il discorso del... di cui si vocifera sulla penalizzazione, si è riferita soprattutto alla vicenda Potenza Salernitana, certo. Che al momento, poi a febbraio, entro febbraio ci dovrà essere la ricapitalizzazione, quindi sicuramente si va incontro ad un esborso economico non indifferente tra meno di un mese, questo è fuori discussione. Però credo che pagando gli stipendi e sistemando la parte previdenziale, in qualche modo, diciamo in teoria, sarebbe scongiurata la mancata iscrizione, diciamo anche la possibile mancata. I contratti d'immagine fanno parte degli stipendi o no? Beh, credo di no, Carmen. Se no non si farebbero. Certo. Tu apri adesso un altro capitolo. Appunto.